fratelli bianconeri e sorelle bianconere, allo Juventus Museum c'è tutta la nostra storia. Attenzione, ci sono 9 scudetti consecutivi, qualificazioni coppe comprese, arrivando 2 volte in fondo alla Champions in finale, cosa che altri nei momenti di difficoltà non hanno, magari stanno 6 anni fuori dalle coppe. E allora il giorno di San Valentino ci dobbiamo dire la verità, dobbiamo avere il coraggio di dirci la verità. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate, perché oggi ho il coraggio di dire la verità, quello che magari la società non dice o non vuole dire o fa trapelare o fa capire o non fa capire perché magari non è in grado di comunicare tutto quello che vorrebbe. E allora ci vorrebbero 30 minuti per parlare di questa cosa qua, però state fino in fondo attaccati al video, cercheremo di farlo in 10, come sempre, per cercare di riassumere un po' quelli che sono i sentimenti vostri, i miei e soprattutto i loro, perché poi parte tutto da loro. Parte tutto dalla presentazione di Giuntoli, il nuovo direttore tecnico, no? Quando la società tramite Gionelka lo indirizza e lo sceglie e lo etichetta come, diciamo, la punta di diamante da cui ripartire e tramite il quale rimettere le cose a posto. Rimettere le cose a posto. I bilanci. Attenzione. Giuntoli, ricordate cosa dice quando viene presentato? Dice che la Juventus deve andare verso un percorso di sostenibilità e per quanto riguarda il successo, il tornare alla vittoria, vincere lo scudetto, disse lui, non so dire quando, se ora, domani o poi. Quindi il pilastro è la sostenibilità e il successo viene forse di conseguenza. Assolutamente cosa nuova per il mondo Juventus a cui eravamo abituati. I giocatori ormai non vanno più, non si presentano più dopo la sconfitta, no? Quelli, i senatori o quelli che dovrebbero trascinare con le parole il gruppo e dare messaggi ai tifosi. Allora si affidano ai social. Ripartiamo da qua. Vlahovic, che non ha giocato, dice: mi dispiace per il risultato e per non aver potuto aiutare i compagni. Dai Juve, uniti per dare il meglio. Però nel post partita parla Cambiaso. Parla Cambiaso perché è stato il migliore in campo, è inattaccabile, tra virgolette. Cosa vuoi dire insieme a Cambiaso? Cambiaso dice: è mancata la cattiveria, ma con i compagni ci crediamo, uniti più di prima. È mancata la cattiveria, è mancata la personalità. Sono mancati i leader tecnici e i leader fuori campo, i leader parlanti. Mancano i leader carcianti, ma mancano anche i leader parlanti. E poi naturalmente arriviamo al discorso allenatore. E se mancano i leader calcianti, perché Chiesa va via a testa bassa, perché Vlahovic poi quando ha l'occasione nella partita scudetto la sbaglia, perché Milik si prende un rosso con l'Empoli e da lì cambia tutto, perché Sandro fa l'errore nuovamente e concede all'Udinese il gol, e potremo andare avanti all'infinito. E questi sono i giocatori importanti, figurati cosa possono fare i giovani, cosa può fare Yıldız quando entra, che è un giovane, ormai gli hanno anche già preso le misure, sanno il giochetto che fa, fisicamente lo sovrastano un po' i Marcantoni dell'Udinese, che hanno detto abbiamo difeso come delle bestie, e quindi vedi che tutte le soluzioni che possono venirti in mente alla fine sono improduttive. Ma questo sarebbe niente, perché questo è il presente. Il problema della Juventus, e ce lo dobbiamo dire, ci dobbiamo abituare, io ve lo dico, salvo stravolgimenti improvvisi che non si sa mai, possono capitare nel calcio dall'oggi al domani, ma non sono all'ordine del giorno. La Juventus, con questi giocatori qui e con altri, vedi Rugani, piuttosto che tutte le altre situazioni di contratto che sono aperte ma non vengono mai chiuse, vengono rimandate, non ha affrontato il problema. E quindi nella sostenibilità della squadra, con l'anno a scadenza che rimane, sono tutti fermi e bloccati e nessuno ha ancora fatto un passo in avanti. I rinnovi dei contratti dei calciatori sono fermi e tutto tace, ma se sono fermi i contratti dei calciatori, è fermo anche quello dell'allenatore. Massimiliano Allegri ha un contratto in scadenza nel 2025, ma al di là delle dichiarazioni pre-partita di Giuntoli, no? Che dice più o meno sempre le stesse cose, cioè ci troviamo bene con lui, sta facendo un ottimo lavoro, lavora bene con i giovani, è il quarto posto, è l'obiettivo da centrale, e in primavera avanzata, poi fine stagione ci incontreremo per pianificare il futuro, ma tutto tace e tutto è fermo. Ora, non è un problema ovviamente per i tifosi, oppure sì, perché nasce tutto da qua. La Juventus, tramite la sua proprietà, ha indicato, ma non adesso, quando Massimiliano Allegri è tornato, c'era ancora Andrea Agnelli, ed eravamo in un momento che stava per sfociare nella problematica seria, quella dei bilanci, in forte passivo, per tutto quello che sappiamo, il Covid, Ronaldo, delitti, mancati incassi, tutto quello che sappiamo. In quel momento lì,
ad Allegri viene chiesto di ritornare per aiutare a mettere a posto la situazione di squadra e societaria. E chi meglio di lui che conosce l'ambiente, che comunque è, tra virgolette, un aziendalista nel senso buono del termine, perché lavora sempre con la società e mai contro, che se gli copre soltanto UEA ovviamente dice va bene e cerca di fare con quelli che ha, era l'uomo ideale per portare avanti questa situazione. E al di là del primo anno dove si è un po' sopravvalutata la situation e si pensava di poter già vincere sbagliando, cosa è successo? È successo che nei due anni a venire, piano piano, i costi sono stati tagliati e il lavoro, che continua ancora ed è bello lungo, va verso quella direzione lì. Tradotto. Perché voi vi domanderete, che giustamente, siccome la Juve dipende dai risultati, e quindi l'allenatore in primis dipende dal risultato, perché non c'è questo dibattito che divampa tra i tifosi in società? Per quello che vi ho appena spiegato. Perché la società, in classico stile sabaudo, fa un po' finta di niente, no? Cioè, l'allenatore c'è, ha un contratto anche per l'anno prossimo, quindi può andare tranquillamente in scadenza. E voi direte, eh no, perché un allenatore in scadenza provoca nel gruppo squadra, come sappiamo bene tutti noi che frequentiamo il calcio da una vita, degli approfittamenti di ruolo, per cui se lui è in bilico noi ne approfittiamo. Quindi sarebbe adesso il momento di dire, rinnoviamo il contratto ad Allegri, grande fiducia all'allenatore, è il nostro allenatore. Tanto poi, lo sapete come funziona il mondo del calcio, vi ricordate l'estate di Conte? Tu puoi anche rinnovare il contratto e poi un attimo dopo ti possono anche esonerare se vogliono. Ma invece loro non lo fanno, e non facendolo, non comunicando apertamente con sincerità ai tifosi, che poi sono i loro supporters / clienti, creano confusione e portano alla settimana che comincia con Empoli e finisce con Udine, dove una squadra con poca personalità e molti giovani all'avanguardia crolla sotto un episodio qualsiasi. In questo momento bisognerebbe dare più forza all'allenatore, salvo poi magari cambiarlo in estate, non c'è nessun problema. Ma se poi cambiamo allenatore in estate, chi viene? No, perché i probabili erano Grosso, Thiago Motta, Palladino, erano questi poi i nomi di cui si sentiva parlare. E qual è il progetto della prossima stagione? Secondo voi sarà diverso? No. Perché dicono l'obiettivo è il quarto posto? Perché nel mettere a posto i bilanci, che devono arrivare nel 2025, forse approfittando degli introiti dell'anno prossimo della Champions, forse arriveremo più o meno al pareggio di bilancio, ma senza fare sborsi, quindi anche sul mercato, facendo di necessità virtù, loro non dicono niente perché sperano di andare avanti così fino al 2025, con tutte le situazioni anche magari irrisolte, per arrivare a un'estate, non questa, ma quell'altra del 2025, dove potersi sedere e dire «Oh, adesso siamo a posto, ragioniamo in un'altra maniera». Però, così facendo, senza una comunicazione netta, chiara e sincera e diretta, rimangono in sospeso tutte le situazioni del gruppo squadra. Ma tutte le situazioni del gruppo squadra non sono solo l'allenatore o Chiesa e Vlahovic che sono in scadenza, sono tutti i giocatori che magari vorrebbero un aumento o vorrebbero prolungare, ma sono i lavoratori del gruppo squadra, perché anche loro hanno dei contratti che poi scadono nella vita, eh? Cioè dal preparatore atletico a quello dei portieri, a quelli che lavorano al campo. È tutta una situazione bloccata, ferma, immobile. Stiamo a guardare. Quindi ve lo dico in grande sincerità e a cuore aperto, proprio nel momento in cui entro a riguardarmi tutti i nostri trofei, perché ne sento un po' la mancanza. L'obiettivo della Juventus, di questa nuova proprietà / società, che poi ha dei contabili, no, ad amministrarla, dal presidente Ferrero alla Di Scannarino, contabili legali, non uomini di campo, è di entrare nelle prime quattro sempre costantemente per andare in Champions, in attesa poi della Superlega, e prendere i soldi della Champions per poter sopravvivere. Poi, se dal punto di vista tecnico, invece che arrivare secondo o terzo, vince anche una Coppa Italia e magari incredibilmente vince uno scudetto, è festa. Ma non è il punto di partenza a cui eravamo abituati prima, quando avevamo un super squadrone ed eravamo noi più forti, noi favoriti e noi dettavamo legge. Questa è la nuda, cruda, vera verità. Quella per cui sono arrivati, non sapendola, i fischi allo stadio. Perché sono fischi d'amore di tifosi che amano la Juventus e che vogliono rivederla vincere, come sempre, fino alla fine. Buon San Valentino a tutti e a tutte voi che amate la Juventus.
iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video se vi è piaciuto, commentate e scampanellate per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siete.